cipressi e a volte alti dischietti vanno a San Guido, un duplice affilato, quasi incontro giganti giovinetti, di balzare incontro. Mi guardare, mi riconosce. E dormi, o mai, di svegliare per me col capo chino. Perché non ti fermi? Perché non restare? Fresca è la sera e a te noto è il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, come soffia dal mare il maestrale. Ira, non ti serviamo delle sassate tue d'una volta, oh, non facean già mai. Nidi abbiamo ancora lo signore. Perché fuggi rapido così? Le passere la sera intrecciano voli a noi intorno al cuore. Oh, resta, resta qui. Bei cipressetti, cipressetti miei, fedeli amici di un tempo migliore, oh, di che cuore con voi mi resterei. Oh, di che cuore! Ah, cipressetti miei, or non è più quel tempo e quell'età. Se voi sapeste, io non so perché. Buongiorno, signora! Oh, buongiorno! Ma lei è il poeta, il signor Giosuè Carducci! Secondo lei? Io vengo dal castello. Dal castello della Gherardesca? Certo, dal castello della Gherardesca. Allora lei è una castellana. Sì, diciamo di sì. E si chiama? Io mi chiamo Edvige della Gherardesca. Ma lei sa che i della Gherardesca sono sempre stati in opposizione ai Carducci, all'intera mia famiglia? Diciamo che lo so, ma tanta è la stima che io nutro per voi, poeta, che conosco le vostre poesie, le leggo continuamente, io le conosco a memoria. Davvero? Sì, davvero. Mi può citare qualcuna delle mie poesie? Ebbene. La nebbia agli irti colli, pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Ma tra le vie del borgo... Via. Ancora. Brava, molto bene. Ma mi dica, lei cita sempre le mie poesie al castello? Diciamo che io le cito... Le enuncio, le declamo, però nelle mie stanze, possibilmente nelle mie stanze. Ma i della Gherardesca sono sempre stati in opposizione ai Carducci, alla mia famiglia. Ma vedete, io prefiguro che ci sarà un riavvicinamento tra i Carducci e i della Gherardesca. È come se me lo sussurrassero i cipressi. Ne sono certa, ci sarà. Allora possiamo immaginare che i cipressi facciano il miracolo di riavvicinare i della Gherardesca all'intera famiglia dei Carducci.
Buongiorno, signore. Buongiorno. Buongiorno. Siete delle pittrici? Esatto, sì. Mi posso avvicinare? Certamente. Venga. Mi piacerebbe vedere il vostro lavoro. Certo. Ah, bellissimo. Grazie. Lei ha capito chi io sono? Sì, Carducci. E lei come si chiama? Elisa. Lei? Io sono Anna. Allora, Elisa, posso farti una domanda più personale? Certamente. La ragione dell'ispirazione di questo quadro? Beh, in questo magnifico posto ho avuto il mio primo bacio. E... cosa bellissima. Poi ero adolescente. Però prima, io ero sempre fuori con le mie amiche, sempre. E poi un giorno lo vidi, venne incontro a me e mi prese la mano. E poi si avvicinò e mi disse, non aver paura, vieni da me. E poi mi baciò. Mi baciò, è una cosa bellissima. E quindi? Da quella ispirazione, esatto, della sua giovinezza, lei ha preso lo spunto per fare questo bellissimo quadro. Esatto. Posso vedere anche che cosa sta facendo lei? Certamente, maestro. Ecco, questo suo lavoro? Certamente, maestro. Vedo che siamo all'inizio, gli esordi. Sì, siamo all'inizio del mio quadro che... rappresenta questo meraviglioso viale. Ispirato ai cipressi. Ispirato ai cipressi. E posso chiederle perché ha fatto questa scelta? Vede, io quando ero una bambina ero solita passeggiare con mia nonna su questo viale ed ella mi raccontava della sua infanzia, della sua fanciullezza e soprattutto di quando ha conosciuto mio nonno su questo viale. Bellissimo ricordo. Sa che il suo ricordo mi ha fatto venire in mente un ricordo della mia fanciullezza, quando nonna Lucia mi accompagnava lungo questo viale e mi raccontava delle bellissime fiabe. E immagino che anche a lei la nonna raccontasse una fiaba. Certamente. Allora ci possiamo salutare? Arrivederci, maestro. Buon lavoro. Arrivederci, grazie. State facendo un lavoro, vedo. Sì, stiamo raccogliendo un po' d'erbe e cantiamo, perché cantando ci passa la rabbia. Ah, c'è della rabbia in giro? Molta. Sa, un po' sì. E siamo contadine, cosa ci vale fare? Un po' di miseria, immagino. Miseria. Molta. E allora le erbe che cosa servono? Sono un po' di cicoria, un po' di radicchino, vede? E servono per mettere un pochino insieme la cena. Anche le chiocciole. Mangiate anche le chiocciole? Certo, per avere un po' di ciccia sotto denti. Non abbiamo altro. E le cucinate voi? Certo. E poi, guardi là quante siamo in famiglia. Ci sono a campare. E lei è dura. Ci sono delle donne giovani. Sono tutte da maritare, vedi? Anche. E allora mi farete sentire un'altra delle vostre canzoni? È poeta, è giusto. Oddio!
il maestro! Mi avete scoperto! Madonna, un'emozione, maestro! Allora, in mio onore, cantate un'altra delle vostre canzoni popolari. Io sono emozionata! Dai, su, ti fa tanto pregare, andiamo e sei brava, su! Fala qualcosa, dai, vieni dietro! Aspetta! Per esempio? Per esempio... Mamma non mi manda fuori la sera, so piccolina non mi so badare, ci sono giovanotti di maniera, noiosi mi vorrebbero baciare, e quando vedo te, e quando ti vedo, io chiudo gli occhi per non te guardare. Mamma non mi manda la fornascina. Arrivederci, maestro. Arrivederci. Ce l'hanno costruiti 3 cancelli. Quello di mezzo ci passa i padroni, quello alla proda ai giovanotti belli. Buongiorno! 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 Lei è un cacciatore? Mi pare di sì. E immagino che lei stia qui perché le piace cacciare in questo posto. Mi piace la caccia, ma mi piace anche perché è un po' un'esigenza alimentare. Bisogna portare un po' di ciccia a casa, un fagiano, una lepre, un conigliolo o una starna, capito? Un cinghiale anche? Un cinghiale è un po' più impegnativo, ma si può fare. Una cacciata regolare con il cinghiale, vero? Diciamo, ci si gira intorno, via, sì, ci si gira intorno. Lei vedo che ha una cartucciera anche con cartucce, ma pronte in questo momento per quale tipo di caccia? Per un fagiano o per una lepre, però le cartucce sono rare e poi bisogna sparare a corpo sicuro, capito? E lei ha un colpo sicuro in canna? Ogni tanto padello, ogni tanto ci sta, ha capito? Ma e senta, le devo fare una domanda molto particolare. Mi dica. A me piacciono moltissimo i tordi. È un buon gustaio lei. Lei è un cacciatore di tordi anche? Cacciatore di tordi ci si va poco perché le cartucce, bisogna, gli ho detto, sono preziose. Però d'ottobre quando passano, noi si viene qui, capito? Lungo il viale, è un flusso. E poi ci sono le olivette intorno e gli danno quel sapore amarognolo che è il piacere del gusto. Ecco, mi piacciono questi tordi di cui lei mi ha così parlato in questo momento. Fa un bello spiedino, un tordo, un pezzettino di maiale, un pezzettino di pane, la foglia di salvia, un tordo, un pezzettino di maiale e poi si arrostiscono. Una delizia del palato! Ma certamente, capito? Certamente, io la capisco perfettamente. Ci credo. E allora io sono qui a farle una proposta. Sentiamo. Quando arriva ottobre, che lei va a cacciare i tordi, quando ne ha cacciati un certo numero, me li può spedire a Bologna da me? È un po' complesso, ma anche se sono chiappati alle tagliole uguale. Ma io preferirei che fossero cacciati regolarmente. Come si chiappano, esatto. Va bene. Me li può mandare a Bologna? A Bologna nemmeno scherzo, perché è vero che bisogna frullarli una decina di giorni, però il tempo di arrivare a Bologna... Tre giorni! Con un corriere sicuro, io glieli spedisco volentieri. 3 giorni! E glieli offro, perché a lei, poeta, Carducci, gli vanno offerte, perché lei se li merita, capito? Però bisognerebbe che lei scrivesse anche qualcosa su questi cipressi. Ma certamente, ci sto pensando. E allora, qualcuno di questi versi l'ho già elaborato nella fase iniziale della mia camminata. Insomma, ha messo in funzione il cervello. Ma certamente, proprio quello. E allora lei mi può accompagnare, andiamo ancora avanti nella mia camminata? Ma è un onore per me. E allora andiamo. Mi faccio da scorta armata. E allora andiamo insieme. Arrivando
raccontandomi queste cose laggiù a Bologna, sarà straordinario. Vedo che laggiù c'è una signora che sta preparando qualcosa di interessante. Una situazione interessante. Che dici? Ci possiamo avvicinare? Avviciniamoci e vediamo un po' se poi se possiamo. Ci possiamo avvicinare a lei, signora? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno. Ma il signore lo conosco, sa? Sì, certo. Ma conosco anche lei. Ah, è una settimana che qui a Bolgheri stanno parlando di lei. Arriva il poeta, arriva Giosuè Carducci e ora l'ho qui davanti a me. Ma scusate, ma vi posso offrire un pochino del nostro vino di Bolgheri? A noi non dispiacerebbe. Ecco. Vediamo un po' questi prodotti locali. Prima il poeta. Al poeta, È lo stesso, è lo stesso. Va bene poi, comunque. Al cacciatore. Ma lei qui era in attesa di qualchedun altro a cui dedicare questa bella colazione di Sinceramente stamattina. Aspetto il fattore, ma lui è sempre in ritardo. Ah. Mentre aspettiamo il fattore che è sempre in ritardo, potrei citare alcuni versi della famosa novella? Certo, molto volentieri. Ditela a quest'uomo savio la novella di lei che cerca il suo perduto amor. 7 paia di scarpe ho consumato. Di tutto ferro. Di tutto ferro per te ritrovare. 7 verghe di ferro ho logorato per appoggiarmi nel fatale andare. No. 7 fiaschi di lacrime ho colmato. 7 lunghi anni di lacrime amare. Io batto alla tua porta invano. Il gallo canta e non ti vuoi svegliare. Ah, bellissima! Ecco il nostro fattore. Morita. Sempre in ritardo, sempre. Qualcuno alle bestie dovrà pur badare, no? È 2 ore che sono qui ad aspettarti con questo sole. Senti l'odore del finocchietto, senti che odore. Grazie. Buongiorno fattore. Buongiorno. Lui lo conosco. Lei è il maestro. Certo. Professor Carducci, molto molto piacere. Vedo piacere che, anche per me. Vedo che avete già assaggiato il nostro vino. Sì, è veramente molto buono, vero? Mi scusi, fattore, ma avevano sete. Ha fatto bene. Lei è armato come mai? Sono cacciatore. Nella mia tenuta? No, ci giro intorno. Allora, maestro, ci dica. Com'è questo vino, altro che il vostro Lambrusco? Ah, ottimo, veramente. Possiamo brindare insieme a lei, vero? Certo. Tenga presente, tenga presente che questo vino un giorno sarà famoso in tutto il mondo. Ah, chissà, può anche darsi, io lo trovo già ottimo ora. Rita, versiamo. Posso, signor fattore? Ma potremmo anche invitare le donne che prima cantavano. Lavorano tutte per me. Ah, tutte lavoratrici. Ma hanno eccepito, hanno criticato, hanno detto che lavorano troppo e riscuotono poco. È la vita. Fattore, quando siamo soli, io e lei, glielo dico sempre, trattiamole bene le lavoranti. Lei parli meno e lavori di più, Rita. Più di così, non lo so cosa devo fare. Al padrone cosa gli raccontiamo dopo? Ecco che arrivano le nostre erbaiole carissime. Ah, potreste anche cominciare un canto che prima facevate? Fateci sentire le vostre belle voci. Vieni mio bel morino, si gioca a carte e ti darò i cori che c'ho io e fiori e picche metti lì da parte e se ti manca un cuore
brindiamo allora, eh? Ai cipressi di Bolgheri! Ai cipressi! Ai cipressi di Bolgheri! E al prossimo ode che il poeta scriverà per i cipressi! Esatto, scriverò un ode che forse avrà un tempo lungo come questo vino di questo luogo. Salute! Salute! Viva! Davanti San Guido, cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti mi balzarono incontro e mi guardar. Mi riconobbero e bentorni omai bisbigliarono per me col capo chino. Perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira, non ti serbian delle sassate tue d'una volta, oh, non faceam già male. Nidi portiamo ancor di rosignoli. Beh, perché fuggi rapido così? Le passere la sera intreccian voli a noi d'intorno ancora. Resta qui. Bei cipressetti, cipressetti miei, fedeli amici di un tempo migliore, o di che cuore con voi mi resterei guardando, io rispondea, o di che cuore. Ma, cipressetti miei, lasciatemi ire, or non è più quel tempo e quell'età, se voi sapeste. Via, non fo per dire, ma oggi sono una celebrità e so leggere di greco e di latino e scrivo e ho molte altre virtù. Non so più, cipressetti, un birichino e sassi specie, non ne tiro più e massimo alle piante. Un mormorio dei dubitanti vertici ondeggiò e il dì cadente con un ghigno pio tra i verdi cupi rose brillò. Intesi allora pressi il sole, una gentil pietate avean di me, e presto il mormorio si fe parole. Ben lo sappia, un pover'uom tu sei, ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse che rapisce degli uomini i sospir, come dentro al tuo petto eterne risse ardon, che tu ne sai, né puoi lenir. Alle querce e a noi qui puoi contare l'umana tua tristezza e il vostro duol. Vedi com'è pacato e azzurro è il mare, come ridente a lui discende il sol, e come questo caso è pien di voli, come allegro dei passeri il garrire, a notte canteranno i rosignoli, rimatti e i rei fantasmi. Oh, non seguire i rei fantasmi che dai fondi neri
dei cuor vostri battuti dal pensier guizzan come dai vostri cimiteri putri de fiamme innanzi al passegger. Rimanti, e noi dimani a mezzo il giorno che dalle grandi querce all'ombra stan amusando i cavalli e intorno tutto è silenzio nell'ardente pianti canteremo noi cipressi i cori che vanno eterni fra la terra e il cielo. Da quegli olmi le ninfe usciran fuori che ventilando col lor bianco velo e pan l'eterno che sull'erme alture a quell'ora nei pian solingo va il dissidio o mortal delle tue cure nella diva armonia sommergerà. Ed io, lontano, oltre Appennin, m'aspetta la Titti, rispondea. Lasciatemi ire, è la Titti come una passeretta, ma non ha penne, per il suo vestire mangia altro che bacche di cipresso. Né io sono per anche un manzoniano che tiri quattro paghe per il lesso, addio. Cipressi, addio, dolce mio pian. Che vuoi che diciam dunque al cimitero dove la nonna tua sepolta sta? E fuggiano, e pareano un corteo nero che brontolando in fretta va. Di cima al poggio allor dal cimitero giù dei cipressi per la verde via alta, solenne, vestita di nero, parvimi rivedere nonna Lucia, la signora Lucia, dalla cui bocca tra l'ondeggiar dei candidi capelli la favella toscana che è si sciocca nel manzonismo degli stenterelli canora discendea col mesto accento della Versilia che nel cor mi sta come da un sirventese del 300 piena di forza e di soavità. Oh nonna, te com'era bella quando ero bimbo. Ditemela ancora, ditela a quest'uom savio la novella di lei che cerca il suo perduto amor. 7 paia di scarpe ho consumate di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro ho logorato per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmate, 7 lunghi anni di lacrime amare. Tu dormi alle mie grida disperate e il gallo canta e non ti vuoi svegliare. Deh, com'è bella, oh nonna, e com'è vera, è la novella ancora, proprio così. E quello che cercai mattino e sera tanti e tanti anni invano è forse qui, sotto questi cipressi, ove non spero, ove non penso di posarmi più. Forse nonna nel vostro cimitero
tra quegli altri cipressi, ermo, lassù. Ansimando fuggì alla vaporiera mentre io così piangeva entro il mio cuore, e di polledri una leggiadra schiera annitrendo correa lieta al rumore. Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo rosso e turchino, non si scomodò. Tutto quel chiasso ei non degnò d'un guardo, ed a brucar serio eletto